Un cordiale saluto da Alessandra Broglia e da Eurocomunicazione. La Casa del Cinema, questa sera 17 luglio, per il premio internazionale Cinearti, La Chioma di Berenice. E questa sera, questo grande piacere di avere insieme a noi Antonio Albanese. Piacere mio. Grazie. Soprattutto, reduce da tanti successi che tutti sappiamo, lei un piccolo bilancio come prima parte dell'anno, che cosa si sente di dire, maestro? Beh, sono stato anche fortunato, un bilancio molto buono, le scelte sono state trattate con molto entusiasmo e anche con molto impegno, con molta onestà, e quindi sono ben contento anche di ricevere questo premio dalle maestranze, che sono il cinema, e quindi sono contento di questo premio, soprattutto per un film che amo profondamente, che è 100 domeniche, che tratta una delle più grandi ingiustizie degli ultimi decenni. Ecco, brevemente, una brevissima sinossi per il nostro pubblico, per coloro che ancora non l'hanno visto, perché dovrebbero vederlo, maestro? È la storia, dovrebbero vederlo perché è bene sapere e conoscere anche le conseguenze di un'ingiustizia come questa. Cioè, di persone per bene, che io classifico quelle di serie A e non di serie B, sono i primi, sono artigiani e metalmeccanici che vanno rispettati in tutto e per tutto. Nel film si racconta le conseguenze di una ingiustizia atroce. Non era mai stato fatto, io da spettatore desideravo raccontare questa grande ingiustizia e sono particolarmente contento. Mi sta suggerendo una domanda come corollario, ma visto che siamo a Roma, domani ci sarà un altro sciopero di mezzi pubblici, se la sentirebbe, le posso lanciare un'idea di fare un film, anche una pellicola su degli scioperanti? Come la vedrebbe? Ma lo sciopero di solito richiede giustizia, perché c'è qualcosa che non va e c'è un bisogno, c'è bisogno di buon senso. Io in un modo o nell'altro, con i miei film, con anche i miei personaggi, ho sempre trattato ingiustizie, incompatibilità col buon senso, e quindi quello che mi viene voglia di dire è di ascoltare questo sciopero, perché sicuramente non è casuale, non è un capriccio culturale. Questo. Grazie infinito.